Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con Azzurra Sport. In apertura una bella storia che arriva da Arona, dove Matteo Fanchini, cieco a causa di un incidente stradale, insegna surf ai normodotati. Lo ha incontrato per noi Franco Filippetto. Matteo Fanchini, istruttore di questo surf con pagaia, uno sport nuovo però che sta emergendo, è vero che sta emergendo? Sì, sta avendo un grande sviluppo negli ultimi 10 anni, anche se è uno sport molto antico. E tu sei non vedente ma fai l'istruttore anche per i normodotati? Sì, io ho preso un brevetto internazionale come istruttore e soprattutto l'ho preso perché volevo anche costruire un percorso adatto a insegnare ai non vedenti e a formare le guide per i non vedenti. E infatti ho creato questo progetto Pagaia Bianca insieme appunto a delle mie guide. Abbiamo fatto prima un'associazione che è la Sette Laghi SUP, e il progetto Pagaia Bianca appunto è per divulgare il SUP tra i non vedenti. Io sono stato un po' il precursore, mi hanno dato un po' del fenomeno, io ho detto no, non è possibile perché questo sport è molto accessibile. Tu hai fatto anche delle gare internazionali e hai ottenuto diversi risultati. Sì, col SUP al momento io gareggio con i normodotati e con la guida, per cui ci sono delle questioni di sicurezza un po' difficili da gestire nelle partenze, e allora sì, arrivo a metà classifica con i normo, però parto sempre ultimo. Però hai fatto anche delle gare per non vedenti. Sì, in diverse discipline, dal biathlon, per cui sci di fondo, ho seguito i circuiti paralimpici, poi ho fatto anche altre cose di triathlon, poi ultimamente mi sono dedicato allo sci nautico e sono nella nazionale di sci nautico, e poi faccio anche della vela, anche lì in una maniera un po' particolare perché gareggio con le gare di altura insieme ai normodotati. E restiamo nella città del San Carlone per parlare del settore giovanile dell'Arona Calcio, che domenica sarà ospite di Nicola Savino a Quelli che il Calcio. Domenica 30 ottobre a partire dalle 15.30 l'Arona Calcio sarà in diretta TV su Rai 2, ospite del programma Quelli che il Calcio, condotto da Nicola Savino. La trasmissione sportiva coinvolgerà il settore giovanile biancoverde e in particolare la scuola calcio, con una serie di collegamenti dagli studi Rai al centro sportivo di Via Montenero. L'ingresso sarà libero ed aperto a tutti, il campo da gioco, quello principale in erba, completo di tribuna coperta per il pubblico. In caso di maltempo la manifestazione sarà effettuata sul campo in erba sintetica di cui dispone il centro sportivo. Quelli che il Calcio è il programma di riferimento per il calcio e i risultati della domenica sportiva. Il format unisce sport e divertimento con ampio spazio al calcio giocato di Serie A e ai commenti in studio di giornalisti sportivi e personaggi dello spettacolo. La puntata di domenica 30 ottobre seguirà come di consueto le partite dai principali stadi italiani. In occasione dei gol delle squadre maggiori ci sarà il collegamento in diretta con il centro sportivo di Arona, dove i bambini della scuola calcio potranno simulare le reti appena segnate in Serie A. Inviato da Quelli che il Calcio sul campo aronese sarà DJ Angelo di Radio DJ, in arte Mimmo Magistroni, accompagnato dai mariachi, ospiti fissi del programma. Arona Calcio ha accettato con piacere l'invito di Rai 2 in un momento importante per la società, che sta ponendo sempre più attenzione ai propri ragazzi e allo sviluppo di un ambiente sano ed educativo in un centro sportivo attrezzato con strutture, campi e dotazioni all'avanguardia. Obiettivo rinnovato con il recente ingresso in società di Daniele Martelli, direttore tecnico del settore giovanile, che ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo a supporto della dirigenza nel progetto di rilancio delle giovanili biancoverdi, vivaio e motivo di orgoglio per Arona Calcio, che in questi giovani vede i suoi talenti di domani. Per chi desiderasse partecipare all'evento, il centro sportivo di Via Montenero sarà aperto dalle 12.30. Chi volesse seguire Quelli che il Calcio in televisione potrà farlo su Rai 2 dalle 13.45 con l'anteprima del programma e dalle 15.30 con l'inizio delle partite di campionato. Arona Calcio seguirà l'evento anche sui canali social Facebook, Google+, YouTube. Dal calcio giovanile al calcio CSI con il consueto punto del mercoledì sui tornei del passato fine settimana. Nella calcio 11, ruggito del gruppo sportivo Fondo Toce, che ha liquidato con un netto 3-0 nello scontro al vertice il Montebuglio, schizzando così a quota 13 in classifica.
stessi punti dell'Antrona che ha avuto la meglio con un largo 7-2 del CSI Baveno. Non ha ancora trovato il ritmo giusto lo Sporting Koch. La squadra di Mister Bordrini è stata fermata sull'1-1 da Cesara. Nel quarto incontro del girone, vittoria esterna per 5-3 del Verbania Olimpia con il Bar Brill. Nel girone A del calcio a 7 guida il Barisotta grazie al 5-3 conquistato contro la Taverna Alpino. A meno 5 il Palanzeno ed il Bari Rene, con quest'ultimo capace di infliggere il primo KO stagionale ai detentori del titolo regionale della Divin Porcello. Il Locomotive Duomo ha battuto 4-2 il Masera United, mentre la Dinamo Valpiana ha superato 5-4 la Roba Ducia. Nel girone B la coppia formata da Herculaneum e Pizzeria Posta guarda tutti dall'alto. Affermazione rispettivamente su Atletico Calasca per 8-3 e sul Vanzone per 4-2. Alle loro spalle Piedemonte è vittorioso 4-3 con il Real Migianda e quindi appaiate a 9 Vanzone e Bracchio. Nel raggruppamento C la nuova capolista è il Garboli, che però ha pareggiato 3-3 con il CSI Stresa. Un punto di vantaggio sulla Cordigliera Andina, che ha riposato. Attenzione anche al Quarna, che sale a 12 grazie all'8-3 con la vittoria intra. Sorridono anche Arizzano e Castiglioni Serramenti, 2-2 tranne Biuno e Rio Cannero. Nel girone D il Luzzogno continua la sua marcia a punteggio pieno. 5-5 grazie al dilagante 8-1 sull'Arcadias. Alle sue spalle il Paruzzarello, che nel derby ha battuto il Paruzzarello United 4-2, quindi Cambiasca impostosi con lo stesso punteggio contro il Cutone Strintori. Genios tra Fiume in fuga nel girone E dopo il 2-1 nel big match con il Giambalaya Caffè. Dietro resiste solo il Porchis Real Trobaso a segno con un poker su più vista. A quota 12 punti al centro che ammara maldeggiato con il Real Maidrink battuto 10-1. Nell'ultimo girone del calcio a 7, il girone F, il tandem Pesce d'Oro e Alex Bar è al comando grazie ai successi su Pizzeria Sombreros e CSI B-Side. Nel calcio a 5 lo Street Bar ha battuto agevolmente il Luzzogno, mentre il Divin Porcello ha vinto 5-0 a tavolino contro l'Atletico Happy Hour. In chiusura il basket con le azioni più belle della quarta giornata del campionato di Lega 2. Marulli, attenzione al passaggio, eccolo Berrani, e fa schiacciare a due mani. Primo ferro, rimbalzo ancora di Belolter che consegna per Piazza, può correre adesso Grigento, sta tagliando Chiarastella, che palla per Chiarastella! Zanelli, Sims che riceve, si muove rapidamente e va a schiacciare! Adesso De Shields lo disturba Evangelisti, De Shields resiste, gran palla ancora per Orlic che va fino in fondo e adesso spettacolo puro il basket latinense. Pallone fuori per Raymond, Gilbert dall'angolo finta, Marini non gli dà spazio, la schiacciata! Leggi Tavannelli, prova a battere la difesa di Casale, Renzi prova a farsi vedere al centro del titolato! Calderon Scott, che schiacciata nel canestro di Casale, ha tranciato tutto ciò che c'era. Sollazzo va a schiacciare, Adam Sollazzo. Massini prova a attaccare lo stesso Severini, prova a dare un palleggio, recupera bene, palla Casale che si chiude con Severini e Tommasini. Martinoni prova il tiro della Maria e si fa perdonare. Raidio ad alzare questa palla per Mosley e questa sì che va dritta nella top 10 della settimana. Chiarastella che va da metà campo, non è possibile, non è possibile, Chiarastella mette la parola fine e che fine su questo secondo quarto, è impazzito il pubblico da 24 metri al Diario Chiarastella, un invito al redattore delle top 10, oggi hai qualcuno da mettere nelle prime 10. E qui ci fermiamo per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.